certo, come ho fatto a riconoscerla? Vedi, mio caro ragazzo, la mano la chiarisce tutto. Ma di tutto cosa? Ma come tutto cosa? Di tutto tutto, dell'esistenza umana. Non esisterebbe alcun uomo dotato di intelligenza senza la mano. È ciò che ci permette di operare e mettere in pratica la tecnica. Certo. No, scusate, non capisco, perché anche voi siete qua? Non ancora. Abbi pazienza e lo scoprirai. E quel coso lì? Innanzitutto, quel coso lì si chiama cannocchiale ed è il motivo del mio successo e poi della mia condanna. Ma grazie a questo, ora voi moderni sapete come va il cielo. Peccato che noi viviamo sulla Terra e contare le stelle non serve a nulla. Non credi sarebbe stato più utile creare uno strumento che avremmo potuto utilizzare per conoscere, o meglio, per estendere il nostro potere qui, sulla Terra? Sì, ma vedi, a te interessa solo avere potere sulla natura e controllarla. Per me è importante capirla. Capisco, ma perché limitarsi a comprenderla quando hai la possibilità di dominarla? E tu cosa ne pensi? Finalmente sei arrivato, ti stavo aspettando. Ti stavo aspettando. Vedi, mio caro ragazzo, io e te non siamo poi così lontani. E col passare dei secoli la tecnica ha visto tante trasformazioni. Mentre prima era uno strumento d'ausilio per l'uomo, ora è puro dominio sulla natura e sull'uomo stesso. Ma allora come diceva Bacone, non è cambiato così tanto nel 1600? No ragazzo, ti sbagli. Prima uomo e tecnica erano una cosa sola. Non esisteva l'uno senza l'altro, ora invece sono autonomi e la tecne ha cambiato il mondo. Tant'è che l'uomo si è persino dimenticato di